Io sono nato e cresciuto in questa terra, proprio come molti di voi, e conosco le difficoltà che il mondo agricolo deve affrontare ogni giorno. Bene, per questo motivo è nel mio e nel vostro interesse auspicarvi che lo sviluppo avvenga nel più breve tempo possibile. Non c'è tempo, non c'è più tempo e nessuno può restare indietro. Per tale motivo mi auguro che questa serata sia un punto di partenza per cambiare visione. C'è tanto da fare, ma insieme possiamo farcela. Con queste parole, aperto i lavori della tavola rotonda, Rocco Patrì, presidente dell'organizzazione di produttori siciliana Ecofarm, nonché promotrice dell'evento svoltosi venerdì 1 aprile dal titolo «L'organizzazione di produttori come strumento di sviluppo del territorio. Analisi degli scenari odierni e possibili soluzioni da adottare in agricoltura». Il feudo San Martino nel territorio di Sommatino ha fatto da cornice al convegno moderato da Raffaella Quadretti, direttrice di myfruit.it. Le difficoltà che in questo momento attanagliano il settore agricolo le conosciamo tutte quanti, dall'aumento dei costi energetici all'aumento dei costi del gasolio, all'aumento dei costi delle materie prime necessarie per produrre. Proveremo ad analizzare queste difficoltà e a trovare delle possibili soluzioni insieme perché insieme possiamo, ed è il nostro motto, perché noi siamo un'organizzazione di produttori e quindi dobbiamo coltivare questo motto e far credere e credere noi in questo principio. Un momento di confronto tra istituzioni, esperti, produttori e rappresentanti della grande distribuzione sulle criticità del settore, a partire dall'incremento dei costi sino ai cambiamenti climatici e alle loro conseguenze per il mondo dell'agricoltura. L'instabilità internazionale in questo periodo sta mettendo a dura prova il settore agricolo, costi energetici che sono alle stelle, ci sono delle aziende, mi riferisco soprattutto a quelle zootecniche, che stanno pagando a caro prezzo questa situazione. Noi dobbiamo continuare nel solco, nell'ottica della transizione energetica vista come approvvigionamento differente, quindi da altre fonti di energie. Su questo senso ci stiamo lavorando come il nuovo bando agrovoltaico, l'agrisolare, ma anche l'unione appunto di aziende, volte proprio a ridurre i costi, e bisogna utilizzare questo periodo di crisi per trasformare il modo di produrre. Transizione energetica, agricoltura circolare e nuove soluzioni con un minore impatto ambientale, alcuni dei temi introdotti nel corso dell'evento. Presente anche Confagricoltura Sicilia, con il presidente Rosario Marchese Ragona e il vicepresidente nazionale Sandro Gambuzza. La posizione di Confagricoltura sul tema della transizione energetica è risaputa, è 20 anni con la creazione del CIB, cioè del Consorzio Italiano del Biogas, che siamo impegnati su questo tema, che intendiamo non solo promuovere ma anche appoggiare in modo concreto, con tutte le declinazioni possibili, dall'eolico al solare e chiaramente anche quello da biomassa, in un'ottica sostanzialmente di agricoltura circolare, che è il tema importante su cui ritengo che il settore agricolo dovrà anche costituire buona parte dei propri profitti anche per il futuro, puntando molto su quello che è il carbon farming, cioè sostanzialmente la capacità del settore agricolo di trattenere sul terreno la CO2 e non dissolverla in atmosfera, che poi con tutti i problemi legati ai cambiamenti climatici. E questa sarà probabilmente la nuova frontiera per che andranno ad integrare i redditi degli agricoltori. Intervenire per abbattere le emissioni di CO2 è anche uno degli obiettivi di Ecofarm, che ha presentato infatti durante l'evento un progetto di sostenibilità. Siamo onorati di essere oggi presenti in questa giornata per
portare a conoscenza di tutti il progetto iniziato lo scorso settembre 2021 della realtà EcoFarm come comunità energetica rinnovabile, la prima realtà in Italia che ha l'obiettivo di raggiungere quanto prima il carbon negative. Questo è sicuramente un obiettivo raggiungibile con tutta una serie di accorgimenti che andremo a prendere da qui in avanti per raggiungere l'obiettivo del 2026. È la prima volta che capita un'esperienza di questo tipo a livello ortofrutticolo e siamo veramente onorati e anche felici che questa iniziativa parta dalla Sicilia, perché è questa un'azione concreta per dare uno sviluppo ai territori e soprattutto dare uno sviluppo innovativo di agricoltura sostenibile, di agricoltura di precisione, di agricoltura rigenerativa e quindi di un'agricoltura che diventa protagonista per i prossimi decenni. L'aggregazione è la parola chiave che permette di fare rete, affrontare le nuove sfide del mercato e superare le difficoltà. Oggi parliamo appunto di OCM Ortofrutta, dell'intervento settoriale che è la politica di sostegno dei produttori ortofrutticoli organizzati. È un tema particolarmente importante in quanto è fonte di grandi risorse e aiuti pubblici europei per il nostro settore e particolarmente di attualità qui in Sicilia, in cui il livello di aggregazione è particolarmente basso. Quindi è importante innalzare il livello di aggregazione dei produttori in OP, è importante innalzare la qualità delle organizzazioni dei produttori, le attività che fanno in favore dei loro soci per continuare ad essere competitivi e migliorare questa competitività sul mercato. L'evento è stato anche un'occasione per illustrare nuovi strumenti e tecniche innovative. Il mio intervento verte innanzitutto sulla situazione di aumenti del costo dei fertilizzanti granulari e fertilizzanti speciali sul mercato internazionale. E in secondo luogo sulla introduzione del concetto di biostimolanti e una breve introduzione dei nostri biostimolanti disponibili sul mercato al momento, una novità registrata quest'anno e in generale quelli che sono i benefici che i biostimolanti apportano alle nostre colture, alla qualità dei raccolti e come si possono integrare nella strategia nutrizionale per eventualmente ridurre l'apporto di fertilizzanti alle nostre colture. I biostimolanti essenzialmente efficientano l'uso da parte delle piante coltivate dei fertilizzanti naturalmente presenti come elementi nutrizionali all'interno del suolo oppure i fertilizzanti chimici di sintesi che vengono applicati alle nostre colture. Siamo stati chiamati ad affrontare le soluzioni che il mondo vivaistico e della ricerca varietale, della ricerca genetica in generale, possono offrire al mondo della produzione in relazione alle difficoltà produttive che ci sono, alle difficoltà legate all'aumento dei costi, alle difficoltà legate al mutamento, alle mutate condizioni climatiche, meteoclimatiche. Ovviamente il nostro mestiere è quello di fare piante da frutto e piante possibilmente sane e morfologicamente di qualità. L'altro aspetto del nostro lavoro è quello di offrire una ricerca varietale competitiva e performante, utile agli agricoltori appunto a poter far bene il proprio mestiere, il proprio lavoro. Le difficoltà nostre ovviamente sono più o meno le stesse degli agricoltori, quindi un aumento enorme dei costi di produzione ci sta mettendo in difficoltà. La risposta che dobbiamo dare noi è quello di offrire un prodotto capace di produrre quantitativamente e qualitativamente un prodotto valido anche in condizioni difficili, anche in condizioni mutevoli come quelle che stanno avvenendo negli ultimi anni. Posta l'attenzione anche sulla fase successiva alla produzione e dunque sulle richieste del mercato, ma soprattutto i rapporti con la grande distribuzione. Oltre al gruppo romano con Davide Consiglio, ha preso parte all'evento in collegamento da remoto il gruppo Megamark con Annabella Donnarumma e Claudio Mazzini, Coop Italia. Partecipare a questo convegno per insomma, fare presente quello che sono le richieste della grande distribuzione con cui a questo convegno, con queste aziende con cui lavoriamo spesso, che in questo momento diventano ancora più importanti per tutta la serie di fattori che si stanno verificando. Il tema del congresso noi siamo molto interessati perché aggiunge dei valori aggiunti importantissimi ai prodotti e quindi vediamo adesso come riusciremo a metterli in atto tutto quello che ci si è proposto di fare.